Oggi vi volevo far vedere come, ad esempio, in un terreno sabbioso, si può, ma anche in altri tipi di terreno, il mio ad esempio è sabbioso, si può far sì che l'acqua, quando si annaffia, si concentri più nelle piante senza spargersi nella terra dove non c'è bisogno che vada. Questo è stato un problema che ho riscontrato l'anno scorso, quando infatti d'estate, dove annaffiavo già 2 o 3 volte al giorno, ma le piante si sono seccate comunque. E con questo metodo, che oltretutto mi ha passato il mio vicino e ho provato che funziona molto bene, è semplice e vi permette di concentrare l'acqua e di annaffiare di meno per ottenere risultati decisamente maggiori e molto ma molto più comodi. L'unica cosa che serve è un secchio. Con questo secchio si riesce a farlo per 3 piante. Comunque si usano piante di grandi dimensioni, comunque tipo pomodori, così non si può fare per i ravanelli, anche se volendo si potrebbe anche fare mettendo più ravanelli dentro un cerchio. Bisogna tagliarlo in più parti. Io questo secchio qua l'ho tagliato in 2 parti, basta che sia di 20 cm, va benissimo. E bisogna farne, per i pomodori ce ne vuole uno per pianta, però considerando che comunque hanno poca probabilità di seccarsi, si possono piantare meno pomodori, quindi non c'è bisogno di farne tantissimi, di piantare tantissimi pomodori come si fa di solito, perché molti seccano, quindi con questo si riduce molto la probabilità che si secchino. Come funziona? Va interrato a metà, completamente a metà, e bisogna piantarci la piantina in mezzo. A questo punto dovrei piantare le piantine al centro di ogni secchio, e è un'ottima cosa anche per concentrare il concime. Infatti, se si mette l'esempio dello stallatico pellettato, finirà col concentrarsi tutto nella pianta e si può risparmiare molto. Vediamo un po' come trattiene l'acqua. Non so se si vede, se si nota, ma l'acqua è rimasta completamente solo dentro il cerchio e non è uscita. Adesso vi faccio vedere invece come sarebbe successo senza il cerchio. Cosa succede invece se non usiamo i secchi? Consideriamo che questa è lì è dove c'è il cerchio e l'area dove la pianta beve. Non so se si vede, ma l'acqua si sta rispargendo e sta scorrendo anche fuori lateralmente a seconda della pianura di come è messa la terra, insomma. Di conseguenza, si utilizza molto più acqua per annaffiare meno cose.